aspetta, ho attivato la registrazione così lo diciamo in un video. Scusa, puoi ripetere quello che hai detto? Ti ho messo in viva voce. Successo un casino. Si è allagata casa. Allagata? In che senso? Allagata nel senso che è piena d'acqua. Ovunque, c'è acqua ovunque. Tutta la casa è piena d'acqua. Ma è non distrutta. Ma non sta piovendo. Infatti non lo so come cavolo è possibile, ma sarà entrata l'acqua forse della piscina o qualche tubo si sarà rotto, ma è tutto allagato. Guarda il video che ti sto mandando. Video? Aspetta. No. No, 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 no. Ma vedi? Tutto, 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 tutto pieno d'acqua. Casa nostra? È un danno assurdo, lui. Non so che fare. Ma c'è qualche rubinetto aperto? Scusa, allora tu... Aspetta, ti invio un altro video, ti invio un altro video. Vai. Guarda, vedi il livello dell'acqua sale. Ma è tutto allagato. È ovunque. Guarda, sì. Anche la cucina. Ma ci sarà un tubo che perde, non è possibile tutta quest'acqua. Ma è aumentato così? Ovunque. Ma in quanto tempo è aumentata? Non lo so, aumenta vista d'occhio mentre siamo qui. Mentre sono qui e vedo l'acqua che aumenta. E adesso mi stavo facendo un giro e forse anche in palestra. Provo a farti un video pure in palestra, vediamo se c'è l'acqua. Cavolo, è anche qui, non ci credo. No. È anche lì? Sì, guarda, guarda. Aspetta. No, tutto rovinato. Ma questo significa che tutti i miei vestiti sono tutti rovinati? Tutti, sì, mi sa di sì. Tutte le mie scarpe, tutte le mie borse sono da buttare. Tutto bagnato. Devi subito venire a casa. Devi venire a casa immediatamente. Arrivo subito. Posso lasciare un attimo lui a casa da solo? Che succede? Quello che non deve succedere. Ma vi rendete conto? È tutto allagato. Ha combinato un casino. Dobbiamo andare subito. Devo correre. No. Guardate, cavolo, la cosa sta salendo ancora. La casa è distrutta. Sofì, quando arrivi, cavolo? L'acqua sta salendo. Ecco, ci siamo arrivati. Io non ci posso pensare. Vediamo cosa ha combinato quello lì. Non lo so veramente, ragazzi. Io sono senza parole. Chissà cosa mi aspetta. Ci vorrebbero forse i braccioli, il salvagente, perché l'acqua è proprio ovunque. Andiamo. Sofì. Dov'è? Allora, è un casino perché la casa è totalmente allagata e non si può entrare dentro. Vieni qua, guarda. Non posso entrare da nessuna parte? Non lo so, perché se provi ad aprire la porta c'è l'acqua altissima e non puoi praticamente proprio aprire la porta. Ho visto i video, li ho visti, ho capito tutto, la gravità della situazione è altissima. Però dobbiamo tappare. Non ci posso credere, tutto bagnato. Ragazzi, guardate qui, c'è acqua fin fuori dal portone. Non ci posso credere. Si è allagato tutto. Ma tu lo capisci che se apriamo la porta verremo inondati da uno tsunami? Già, infatti non possiamo assolutamente aprire. Se provi a spingere la porta c'è troppa acqua e non si apre. Stavo pure scivolando. Allora, per prima cosa, secondo me dobbiamo spegnere l'impianto elettrico. Vieni con me, so dov'è. Vieni. Perché noi abbiamo due contatori, ce n'è uno dentro casa e uno fuori casa. Se andiamo in quello fuori casa, in teoria, accedendo da questa porta, non ci dovrebbe essere acqua. Confermi? Non lo so. Perché ovviamente se ci fosse acqua non potremmo assolutamente toccare il contatore, perché a quel punto potremmo prendere una brutta scossa. Acqua e corrente sono proprio dei nemici. Non bisogna assolutamente toccare la corrente mentre si è bagnati. Quindi speriamo, incrociamo le dita che qui dentro non ci sia acqua. Hai la chiave di questa porta? Sì, ce l'ho io. Ok, almeno, grazie. Ok. È asciutto, non c'è acqua qui. Tutto è asciutto. Com'è possibile? L'acqua è ovunque tranne che in questa stanza. Vabbè, comunque, qui c'è il contatore. Ok, ci sono un sacco di interruttori. Quello dobbiamo spegnere, non saprei. Sinceramente non lo so. Sovrattensione, illuminazione, cucina. Io spegnerei il generale. Non lo so, sarà quello che controlla tutto. Ok. E poi questo e questo. Ok. La corrente non c'è più. È fondamentale spegnere la corrente in questi casi, perché la corrente a contatto con l'acqua rischia di far esplodere totalmente l'impianto ed è un casino, la casa andrebbe in fumo. Quindi questo problema l'abbiamo risolto e ora dobbiamo capire come entrare dentro, perché sicuramente sarà impossibile aprire la porta. Potremmo passare da dentro. Dopotutto questa porta è collegata alla casa da quell'altra porta. Potrebbe essere una cattiva idea, potrebbe essere una buona idea, chi lo sa.
Vediamo subito. Ok. Proviamo ad entrare da qui. L'unica cosa è che sappi che ci sarà molto buio, perché ovviamente ne c'è corrente, quindi tada! Ti presento la sua maestà, le tenebre. Okay. Questa stanza buia. Okay, dai, dai. No. Questa porta è bloccata. Ma perché è bloccata? L'abbiamo chiusa dall'altra parte, siamo proprio due geni e abbiamo chiuso la porta a chiave dall'altra parte della parte dove c'è l'acqua. Va bene, dai, proviamo a controllare il livello dell'acqua, perché magari il livello dell'acqua della piscina si è abbassato perché l'acqua è entrata dentro casa. Quindi tu pensi che ci sia una correlazione tra piscina e casa? Non lo so, ma tutta quell'acqua da dove arriva? Però qui l'acqua è perfetta, la piscina è del livello giusto. Mi sa proprio di sì, perché guarda, l'acqua arriva proprio al livello del pavimento, visto che la piscina è così a sfioro. Ma è impossibile! Ma tutta quell'acqua da dove arriva? Aspetta! Controlliamo questo bagno, vieni. Perché si è rotto qualche tubo di questo bagno e allora è collegato con dentro casa. No, anche qui è tutto asciutto. Qui è tutto asciutto? Stavo pensando che un'altra cosa però da verificare sono le pompe dell'acqua. Bisogna assolutamente chiudere ogni tipo di rubinetto, perché effettivamente potrebbe non solo essere un problema causato da un rubinetto aperto, ma anche da una perdita in qualche tubo. Dai, quindi dai, allora sbrighiamoci. Bisogna bloccare il sistema idraulico. E mi sa che le pompe dell'acqua sono da quella parte. Sì, potrebbe essere l'acqua della piscina o qualcosa del genere. Magari il pozzo che porta l'acqua alla piscina ha deviato il corso e porta l'acqua dentro casa. Ma tu non ti sei accorta che stava aumentando il livello dell'acqua? Hai visto che era già così tanto? Sì, ma credimi che in un attimo si è riempito totalmente tutto il soggiorno d'acqua. Fortuna che c'erano le scale, sono riuscito a salire su, altrimenti mi sarei dovuto fare una nuotata. Ok, qui ci sono tutta una serie di rubinetti, guarda, ce ne sono tantissimi. Ma il problema è, quale dobbiamo chiudere? Sinceramente non lo so, però a questo punto proverei a chiuderli tutti. Tutti? E se rimarremo per sempre senza acqua? No. Ok ragazzi, chiudo io, ci penso io. Allora, partirei chiudendo questi di qua. Ok, così, questo e questo. Ok, in teoria l'acqua dovrebbe essere bloccata adesso in casa, quindi il livello dell'acqua non deve aumentare. Ma ci potevi pensare prima però, scusami? Ci voleva un genio a pensare questa cosa? Sophie, ma lo capisci che io sono stato totalmente preso dal panico non appena è arrivata l'acqua? Secondo me non ci hai pensato. No, aspetta, tieni, prendi anche questo che potrebbe servirci. È un tubo per aspirare l'acqua. Ma è pesantissimo, non puoi tenerlo tu. Io sto facendo il video. Sto coso è pieno di ragnatele, non veniva preso da un sacco di tempo. Ma che dici? Ma è quello che usiamo per la piscina. Ragno, non c'è un ragno, dai. No. Dai, Sumi, ma puoi aver paura di un ragno in questa situazione? Cioè, la nostra casa è in pericolo. E questo l'avevamo capito. Ma non posso risolverti tutti i problemi. Io lo capisci che devi fare anche qualcosa tu, oltre che riprendere con la telecamera? Dai, aiutami, prendi qua. Dai. Tieni, tieni, dove vai, dove scappi? Da me, la nostra casa si sta allagando e tu scappi. Non risolverai mica con questo tubo. Certo che risolveremo con questo tubo. Non c'entra niente il tubo, secondo me. È il tubo con cui dovremmo aspirare l'acqua, tieni. È la proboscide di un elefante. Vabbè, con la proboscide dell'elefante si può pure... Mettere la dosa, sembra un serpente. Ragazzi, non possiamo far così. Io prima voglio vedere il livello dell'acqua, perché magari è diminuito adesso che abbiamo spento tutto. Ok, va bene, allora questo tubo lo passiamo a prendere dopo. Tubo, mi raccomando, non ti muovere da lì. Torniamo in casa. Controlliamo se da qua si vede. Le tende sono asciutte. Beh, è un po' strano questa cosa. Beh, magari l'acqua non è arrivata fin qui. Qui è tutto bagnato, attenta a non scivolare. Prova ad aprire io, tieni la videocamera. Ok. Vedi? Non va, non si apre. Fa provare a me, ci sarà un modo assolutamente per aprire questa porta. Dobbiamo spingere entrambi, dopo tutto è acqua. Quindi ce la faremo, ok? Ti ricordo che lì dentro ci sono tutti i miei vestiti, tutte le mie borse, tutte le mie cose che si staranno rovinando inesorabilmente per sempre. Tutto inzuppato d'acqua, ma ti rendi conto? Ok, è pericoloso, allora stai attenta. Uno, due, tre. Dov'è l'acqua? Ma come hai fatto poco fa a fare vedere che era tutto allagato? Era un filtro della videocamera che faceva l'effetto acqua. E non c'è nessun'acqua nella casa.
Sofì, dove stai andando? Sofì, dove stai andando? Da una parte sono contenta che non c'è acqua, ma dall'altra tu lo capisci che mi hai fatto venire un infarto? Lo capisci? Scherzetto! Prima eri un po' più stupido, ma che poi col tempo, crescendo, saresti diventato più intelligente, che avresti capito che certi scherzi non si fanno. E invece no! Ok, calma, calma. Sofì, saluta tutto il team trote che ti sta guardando. Tu non te la passerai, liscia. No, dai. Stati fermo un secondo, stati fermo qui. Che devo fare? No, no, basta. Mi ha fatto venire un infarto lui. Io ero in macchina e ho corso per venire qui, lo capisci? Avevo il cuore in gola perché pensavo che tutto era allagato, perché pensavo che potesse venire un cortocircuito. Aspetta, tu come hai chiuso? Per oggi noi due non parliamo. Ma che dico per oggi? Per sempre lui? E vai a sistemare il tubo e sistema anche questo cuscino, eh? Perché qui la casa deve rimanere in ordine. Dai, Sofì, non ti arrabbiare. Ok ragazzi, mi sa che abbiamo esagerato e Sofì si è veramente arrabbiata. Però dai, è stato super divertente. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video. E noi ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao.